sono Tito Gilberti, presidente dell'Atletica Cinisello e anche vicepresidente della FIDAL Milano, Lodi, Monza, Brianza. Dunque, noi come Atletica Cinisello siamo nati nell'83, sono già parecchi anni. Poi domenica abbiamo il cross per tutti e siamo arrivati all'11ª edizione. 2 anni fa avevamo, proprio quel giorno, dovevamo fare il cross per tutti, a un certo punto a mezzanotte abbiamo chiuso per il Covid. Quindi quest'anno riprendiamo ancora sperando che tutto vada bene. E niente, abbiamo una società con tanti ragazzi, poi come gli allievi maschi e femmine le diamo all'Atletica 100 Torri i maschi e le femmine le diamo all'Abracco. Diciamo che lavoriamo sul territorio di Cinisello, abbiamo fatto tante gare, abbiamo, diciamo così, fatto dei campionati anche allievi regionali italiani al campo Scirea. Quali sono i ragazzi di punta, gli atleti bravi che su cui puntate in questa stagione? Qualche nome ce lo puoi dare? Su questa stagione non è che abbiamo tanto, abbiamo un paio di ragazzini che si sono distinti, ma sono proprio piccolini, ecco, si sono distinti negli esordienti, però diciamo che dopo un paio d'anni di lockdown siamo abbastanza. Quindi, senti, cross per tutti vuol dire rinascita, finalmente si torna a correre alla grande. Quanti ragazzi aspettate per questa edizione di cross per tutti a Cinisello Bassano? Questa edizione di Cinisello Bassano noi aspettiamo intorno a 1.800-1.900 persone, fra adulti e soprattutto i bambini. Che età allora? Da che età corrono? Correranno, anzi? 5 anni e mezzo a 90 anni. Si può correre quindi fino a 90 anni tranquillamente? Sì, sì, sì. Quindi stiamo preparando un percorso veramente che è nuovo, dunque la partenza e l'arrivo tutti al campo del rugby di Cinisello. Sì. È la prima volta che facciamo una partenza in quel campo. E l'avevamo già preparato 2 anni fa e poi a un certo punto abbiamo dovuto smettere. Speriamo che quest'anno ci vada bene. Ma quindi entrate, il percorso si snoda dove? Intorno a quei al prati vicino al campo sportivo? Sì, allora è praticamente dove c'è la partenza, la facciamo in un campo sportivo, la partenza, l'uscita dal campo sportivo. Però si svolge tutto nel parco del Grugnotorto. Perfetto. Alla Lega Ambiente e vicino al laghetto. Quindi il parco del Grugnotorto protagonista insieme ai ragazzi e agli adulti che parteciperanno a questo cross per tutti, giusto? Sì, sì, sì. Quindi a Cinisello c'è tanto spazio anche per correre, per praticare l'atletica, per praticare la corsa. Esatto, si svolge tutto al parco del Grugnotorto, solo l'entrata e l'uscita nel campo sportivo. Bene, grazie, un saluto e speriamo di risentirci presto con altre esperienze, con altre gare lungo la stagione. Ecco. Ok, grazie, ciao a tutti.